Così fan tutte racconta uno spaccato di vita. Es un personaje que es joven pero que ha vivido mucho, tiene en sus espaldas muchas vivencias, por eso enseña un poco a Dorabella y Fiordiligi que tienen que vivir el momento. Es como una mosquita que hay por ahí que le dice a las chicas, le dice a los chicos, también le dora la píldora a don Alfonso. Me dan un margen para poder jugar y para poder divertirme como de espina. Entonces yo los gozo todos. Ma in questo caso don Alfonso condanna tutti. Condanna le donne, condanna gli uomini. Nel senso condanna l'umanità, la sua pochezza, la sua meschinità. È una commedia dove si mischiano situazioni comiche e imbarazzanti con situazioni di sofferenza, di dramma, di sentimento. Beh, è un'opera con tantissimi momenti d'assieme, dal semplice duetto fino ai quintetti, ai sestetti. Il coro, quindi c'è una unione di forze, oltre all'orchestra, logicamente, ma... Tutte le trame di Mozart sono moderne, perfettamente, non c'è nessun problema. Sono problematiche di pareja che potrebbero passare perfettamente nel 2015. L'uomo, in fondo, la persona, la tecnologia è cambiata, ma la persona è tale o quale, non è cambiato nulla. In fondo, noi viviamo in un grande teatro, facciamo teatro tutti i giorni, dal momento che usciamo di casa al momento che rientriamo.